e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di profumi, ma lo facciamo in una maniera diversa che non abbiamo mai fatto, ovvero parleremo di tutti i prodotti, di tutti i profumi finiti. E, verso inizio anno ho iniziato un progetto smaltimento profumi, perché? Per una serie di motivazioni. Ne ho tantissimi da smaltire, alcuni sono proprio sul fondo, quindi è giusto finirli. E in più mi ero resa conto che ormai compravo profumi per il gusto di comprarli, ma non li amavo più tanto, nel senso che mi passava subito la voglia del profumo nuovo perché ne volevo un altro e non va bene, per me non va bene. Io compro per utilizzare, ma in generale questo tutto, la skincare, il make-up, qualsiasi cosa, non compro per tenere lì o per dire ah, mi sono comprata questo e poi non lo uso, no, mi dà proprio fastidio. E quindi ho iniziato a darmi una regola: ogni 5 profumi ne posso finiti, ne posso comprare uno nuovo. Breve storia triste, è arrivata la quarantena, quindi non ho nessun nuovo profumo, ma solo profumi finiti, che adesso iniziamo a vedere e ve ne parlo un po'. Iniziamo da quelli che mi sono piaciuti di meno. Ed il primo, tra l'altro in condizioni pietose, è Neroli Portofino di Tom Ford, un eau de parfum da 50 ml. Questo forse è stato il primo profumo della collezione privée di Tom Ford arrivato anche nelle profumerie commerciali, quindi è facilmente reperibile e non dovete andare in una profumeria di nicchia. Infatti io ce l'ho da quando è stato lanciato, sarà stato lanciato almeno 8-9 anni fa, perché lavoravo ancora a Verona, quindi più o meno quello è il lasso di tempo. E non è nelle mie corde, perché questo fa parte del gruppo agrumato unisex. Sapete che io non amo i profumi particolarmente agrumati. Questo uscì più o meno verso l'estate, quindi mi dava quel tocco di freschezza in città. Tocco durato poco, perché non è in linea con me, con i profumi che mi piacciono. Se siete degli amanti di profumi agrumati e freschi, per voi è un'ottima fragranza. Un'altra cosa che non mi piaceva è la durata, molto effimera, cioè su di me durava poco e niente. Per un periodo infatti l'ho tenuto come profumo, l'ho finito in questo modo da vaporizzare in casa, pur di finirlo, perché ormai tra l'altro aveva talmente tanto tempo che si era anche un po' alterato. E quindi vi leggo le note, così vi leggo le note di tutti i profumi che vi faccio vedere. Comunque ce lo siamo tolti, siamo tutti contenti, l'abbiamo anche completamente distrutto, bene. Testa: mandarino, limone, lavanda, mirto, rosmarino e arancia amara, e ci sta. Cuore: fiore d'arancio, gelsomino e neroli. Fondo: ambra, semi di ambretta e angelica. È un profumo agrumato. Si sente molto il fiore d'arancio, quindi la nota dominante è questo fiore d'arancio che comunque si sente, quindi gli dà anche un retrogusto un po' dolcino, però resta un profumo molto agrumato che finalmente abbiamo finito. Secondo profumo è questo qui, che adesso vi spiego perché ho in questo formato. Questo è un profumo di Philly and Phil, si chiama Easy for Ecstasy, e sono quei profumi che in formato viaggio che trovate sul sito di UniQ. Vi avevo già parlato di questo sito, quindi non ve ne riparlo, parliamo semplicemente del profumo. È una fragranza che trovate nelle profumerie di nicchia. Per fortuna, sottolineo per fortuna, che io ce l'avevo in questo formato, perché mi è durato poco, l'ho finito e per fortuna non avevo comprato la full size. Anche perché dalla descrizione mi aspettavo una fragranza unica nel suo genere, molto particolare. In realtà non l'ho trovato né unico né duraturo, anche come profumo, una volta vaporizzato sulla pelle. Però vi leggo le note, che poi così finiamo il suo discorso. Abbiamo note di testa: muschio bianco, il cuore, ambra e legno di cedro, fondo muschio, e poi loro dicono un tocco d'amore. Secondo me questo tocco d'amore altro non è che una molecola di sintesi, vedi profumi molecolari, perché infatti è molto simile ai profumi molecolari, si riconosce, e sinceramente vabbè, quindi che vuol dire un tocco d'amore? Ormai li conosciamo tutti i profumi molecolari. Comunque sì, piacevole se vi piace quel genere di scia che lascia, però questo lascia veramente una scia molto 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 limitata nel tempo. Cioè ci sono profumi molecolari, secondo me, che
valgono un pochino di più. Ah, aspettate, dovevo fare questa premessa che non ho fatto, perché ogni volta succede sempre, questo è il mio parere personale, se a voi i profumi che citerò piacciono, bene, sono contenta, però ovviamente ognuno di noi ha una percezione diversa, un naso diverso, una pelle diversa, quindi questa è semplicemente la mia opinione soggettiva. Poi io cerco di essere anche sempre, mantenermi sulla scia dell'obiettività leggendovi le note di testa, che voglio dire, non è che me ne sono inventate io, però comunque tutti i pareri sono soggettivi, quindi se vi piacciono, ok, sono contenta. Poi ho finito e di questi ne ho due. Adesso iniziano i profumi che mi piacciono, che in realtà non hanno un ordine di preferenza, però quei due mi sono piaciuti poco, questi invece mi sono piaciuti tutti, infatti di questo ne ho due. E stiamo parlando di Stella by Stella McCartney. Ve ne avevo già parlato, avevo preso come prima misura il 50 ml, che è questa bottiglietta qui, molto bella, ma ancora più bella è secondo me il pack del 30 ml, sì, che è carino, proprio c'è questo proprio da portarvi in giro, è stupendo, mi piace tantissimo anche a livello di packaging questo profumo, e oltre a essere bello esteticamente rientra tra i profumi fioriti, e forse questo è fra i pochi profumi fioriti che veramente mi sono piaciuti, infatti come vedete ne ho due. Abbiamo detto quindi che fa parte del gruppo floreale, e come fiore dominante c'è la rosa bulgara, accompagnata però anche dalla peonia, che gli dà questa scia molto femminile, dolce e allo stesso tempo delicata. Vi leggo le note: testa, peonia, mandarino e rosa, cuore, rosa, fondo, note legnose ed ambra. E in effetti, avendo comunque nel fondo queste note legnose e quest'ambra, che è un ottimo fissante per la fragranza, è un profumo anche molto duraturo. Mi è piaciuto, io veramente sono contenta di questo profumo. È sicuramente uno di quei profumi che ricomprerei, che non ho ancora ricomprato, però che probabilmente ricomprerei. Quindi promosso lui. Narciso Rodriguez. Voi sapete che io sono un amante del Narciso Forer Eau de Parfum, la bottiglia rosa. Questa è una versione uscita la primavera dell'anno scorso e si chiama Pure Musk. Quindi mantiene le note del Forer, perché fa parte sempre della linea Forer, però molto più muschiato. Fa parte del gruppo floreale Cipriato, e Narciso, insomma, lo consiglia anche da abbinare alle altre fragranze sempre della linea Forer. Aspettate che questo mi era piaciuto molto. Ah, sì. Allora, vi leggo le note. Abbiamo come note di testa gelsomino e fiore d'arancio. Nel cuore abbiamo il muschio. E come fondo abbiamo cashmere, ambra e patchouli. Allora, a me piace il Forer, quindi tutte le declinazioni che hanno fatto negli anni mi sono sempre piaciute. Questo è pulito, è una fragranza pulita, delicata, però ha quel ricordo del Forer, nonostante poi abbia questa dose massiccia di muschio all'interno. A me è piaciuto tanto, proprio una fragranza pulita. Anche la durata non è male, devo dire che io mi aspettavo poca durata, perché comunque, non so, non avevo grandissime aspettative, ho detto magari sarà un po' più leggero, non so, invece no, devo dire che anche la durata era abbastanza soddisfacente. Passiamo adesso a Eccentric Molecule, e qua apriamo una parentesi, perché Eccentric Molecule è la marca, poi fa vari numeri, 1, 2, 3, 4, è uscito il 5, attenzione, è uscito il numero 5, l'ho visto su Cult Beauty, non l'ho comprato, però ho detto oh oh oh. Ogni numero è declinato in Eccentric Molecule. Io parlo sempre dello 01, anche se ho lo 02, però il mio preferito è lo 01 rispetto al 2, 3, 4. Poi c'è il 2, poi il 3, 4 non, non, non,
non mi sono piaciuti particolarmente. Lo 01, io, questo qui che vedete è il pack con le bolle ed è praticamente il Molecule. Molecule ha le bolle sulla confezione, l'Eccentrique ha invece la confezione di vetro con il codice a barre, quindi con tutte quelle righette. Sono diversi, sì. Allora, Eccentrique Molecule forse è stato il primo profumo molecolare che io abbia mai provato. Praticamente, che cos'è? È un... l'ingrediente dello 01 che cos'è? È questa molecola di sintesi ricreata in laboratorio, quindi che non esiste, e si chiama Iso e Super. È una molecola che agisce a livello ferormonale, quindi la percezione di ciascuno di noi è ancora più differente. Se già ognuno di noi ha una percezione soggettiva del profumo, qua abbiamo proprio una soggettività ancora più alta, perché è veramente succede. Io questo su di me anche lo sento tantissimo, e chi lo sente tanto, mi chiedono sempre che profumo hai, mi succede spessissimo con questo profumo, e poi c'è chi non lo sente proprio, niente, non riesce a percepirlo. Adesso però vi spiego un attimo la differenza fra gli Eccentrique e i Molecule, in generale, a prescindere dal numero, perché è diversa, cioè perché compro quello Molecule rispetto a Eccentrique, adesso vi spiego. I Molecule, quindi in questo caso questo, quindi quando trovate scritto Molecule 01, 02, 03, 04, sono caratterizzati da un unico ingrediente, quindi sono un mono ingrediente ed è questa molecola Iso e Super. Gli Eccentrique, stesso discorso 01, 02, 03, 04, hanno questa molecola al 60% e hanno anche altri ingredienti all'interno, quindi sono più profumo. Per esempio, l'Eccentrique 01 all'interno ha pepe rosa e lime, se non sbaglio, comunque dovrebbe essere così. Quindi, se volete una fragranza non alterata da altri ingredienti, dovete comprare i Molecule. Se volete invece qualcosa di più profumo, prendete gli Eccentrique. I Molecule sono perfetti da sovrapporre ad altre fragranze, infatti io li uso spesso come base, per poi vaporizzo prima questo e poi scelgo un'altra fragranza, perché gli dà quel tocco in più. Però anche da solo io l'ho utilizzato, prendo sempre il formato da viaggio proprio perché è più comodo per me anche da portarmi in giro in borsa per rinfrescarmi, e quindi se vi chiedete cosa preferisco, non so scegliere dipende da quel momento, magari che profumi ho in uso di più, e quindi scelgo il Molecule rispetto all'Eccentrique. Però di base il mio primo Eccentrique Molecule è stato il Molecule 01, quindi questo qui. Passiamo avanti. Ce ne sono rimasti due, e lui per primo, dai. Ortigia, fico d'India. Io ho perso il conto di quante bottigliette ho comprato, compro sempre al 30 ml perché fanno solo 30 ml o 100 ml, il 100 è abbastanza grande, il 30 invece stesso discorso, ve lo portate in viaggio. E poi tra l'altro il 30 ml lo arriva sempre nelle scatoline, ha una scatolina che io riutilizzo per mettere dentro la bigiotteria, i gioiellini, quindi ho fatto la collezione di quelle scatoline. Forse è la fragranza di ortigia più venduta insieme a un altro paio di fragranze, però il fico d'India di ortigia lo conoscono in tanti. Io mi ricordo di averlo sentito su una signora che neanche conoscevo, e mi era piaciuto talmente tanto che veramente è raro che io chieda che profumo porta qualcuno, che glielo ho dovuto chiedere, ho detto, scusi, ma che profumo? E lei mi disse ortigia fico d'India. A Roma c'è in via Vittoria la boutique, andai a sentirlo e amore a prima vista, sulla mia pelle mi piace tantissimo. È una fragranza che fa parte del gruppo fruttato unisex, e Ortigia la definisce secca e vellutata. È una fragranza che personalmente preferisco sulle donne, però è una fragranza che si può sposare benissimo anche con pelle maschile. Però non so, perché io non l'ho mai prestato ad Alberto, perché sono gelosissima di questo profumo, quindi non vi posso dire se gli sta bene. Vi leggo le note.
e le ho trovate proprio sul loro sito, infatti non sono messe in ordine piramidale, però ve le leggo comunque. Fiore d'arancio, foglia di fico, cedro e cactus. Molto spesso quando vi ho parlato di fico d'India e poi del fico di Philosophos di Diptyque, me li confondete, cioè mi confondete il fico d'India col fico. Questo è il fico d'India, la pianta del cactus, quella che fa i fiori. Il fico di Philosophos è il fico frutto che cresce sull'albero. Quindi sono, non sono paragonabili, anche se hanno questo retrogusto un po' dolcino, forse Philosophos un po' più secco, un po' più fresco. Questo è proprio dolce, è molto avvolgente, è una fragranza morbida. Non mi chiedete di spiegarvi cosa intendo quando vi dico morbido, perché è proprio una sensazione che mi dà. Buonissimo. Me lo prenderò questo di nuovo. Ultimo, anche di questo vi ho già parlato, perché io questo profumo l'ho comprato la prima volta nel 2011, siamo quindi sono 9 anni che lo compro ciclicamente, lo finisco, lo compro, finisco, lo compro, cerco di non farmelo mai mancare, è una fragranza signature per me, forse se chiedo ai miei amici o ai miei familiari qual è il profumo che si ricordano fra tutti i profumi diversi che uso sempre, forse questo esce come nome ed è una colonia di Jo Malone Pomegranate Noir. Mi ricordo che l'avevo comprato per la prima volta da Bloomingdale's a New York perché ero passata davanti a questo stand, sentivo questo profumo e chiesi qual era il profumo, anche perché da noi Jo Malone ancora non si trovava, si trovava poi dopo un paio di anni, l'ho trovato in Rinascente a Milano la prima volta, ma in generale non era facile da trovare come adesso. E io non ne sapevo niente perché non l'avevo mai visto e quindi chiesi qual era questo profumo che sentivo ed era il Pomegranate Noir. Io da lì non lo so. Sono affezionata, è uno dei pochi profumi che anche a mia mamma piace, infatti anche a lei l'ho comprato e l'ho regalato perché è un profumo che, non lo so, o ti piace o non ti piace, ti conquista. Non è niente di sconvolgente, però è quelle cose, sapete quel profumo quando sentite veramente vostro qualcosa? Ecco, a me è successo con questo. Fa parte del gruppo aromatico fruttato unisex. Apro una parentesi sulle colonie di Jo Malone. Questa fa parte delle colonie classiche, quelle trasparenti, poi ci sono anche le colonie intense. Io devo dirvi che ho un altro profumo che fa parte delle colonie intense. Io vi devo dire la verità, come persistenza è più alta questa, in questo profumo, non in tutti gli altri. Quindi, pur essendo una colonia e non una colonia intensa, su di me ha una persistenza altissima, cioè io lo sento veramente tutto il giorno. Però parlo di Pomegranate Noir, attenzione, non parlo di tutte le altre mille fragranze che ci sono. Vi leggo le note: testa, lampone, melograno, prugna, rabarbaro e cocomero. Io sento tantissimo il melograno fra le note di testa, tutte le altre forse non ho il naso abituato a riconoscerle, quindi mi si confondono. Cuore, mughetto, gelsomino, rosa, pepe rosa, chiodi di garofano. Pepe rosa e chiodi di garofano si sentono tantissimo. Fondo, cedro, patchouli, muschio e ambra. Quindi ecco perché comunque anche questa è una fragranza che si fissa molto, che permane molto sulla pelle. Persiste, permane, oddio. Persiste molto sulla pelle. Proprio una fragranza pepata. La definirei pepata. Che buono, adesso lo voglio di nuovo, basta! Eccoci qua, cestino libero. Quindi contandole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche se sono formati piccoli non vale lo stesso. E 7 fragranze, noi ci vediamo al prossimo video, intanto spero che questa carrellata di profumi infiniti vi sia piaciuta, ve li farò spesso, spero, cioè più ne finisco, meglio è, così ve ne parlo. E niente, ci vediamo al prossimo video e mando un bacio.